Da una lite per futili motivi alla minaccia di far saltare in aria la casa è quanto accaduto ieri in un appartamento a Vittoria. Sul posto polizia e vigili del fuoco hanno scongiurato il peggio. Troppi elementi farebbero pensare che Marisa Lisenko non sia morta per cause naturali. Ieri la scientifica nell'abitazione di Via Carmine a Ragusa, un nome nel registro degli indagati. Le infrastrutture Iblea al centro di un vertice che si è tenuto ieri a Palermo, la presenza del viceministro Cancelleri e dell'assessore regionale Falcone, Musumeci commissario per la Ragusa Catania. Far luce sulla piscina comunale di Modica e sul perché della sua chiusura. Il consigliere capogruppo di Forza Italia, Mommo Carpentieri, presenta un'apposita interrogazione all'amministrazione. Salve a tutti e bentrovati con il TG di Canale 74. Apriamo con la cronaca, iniziando da Vittoria, dove ieri una lite familiare nata per futili motivi stava per trasformarsi in tragedia. Il marito stava infatti per far esplodere l'intero appartamento. Sul posto, oltre la polizia, anche i vigili del fuoco. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Da una lite con la moglie per futili motivi alla minaccia di far saltare in aria la casa, il passo a Vittoria è breve. Tanto breve che solamente per questione di minuti gli uomini del commissariato di polizia di Vittoria, insieme ai vigili del fuoco, sono riusciti a porre in sicurezza l'intero quartiere da incendio certo. Tutto è iniziato e terminato ieri quando una donna ha chiamato la polizia, vistosamente terrorizzata, non solo per la recente e accesa lite con il marito, ma anche perché quest'ultimo, prima di andarsene in fretta e furia da casa, ha minacciato la consorte di far esplodere l'abitazione. Impaurita da tali parole, alla donna non è rimasto altro che allertare la polizia, che si è immediatamente presentata sul posto accanto ai vigili del fuoco. Appena entrati nell'appartamento, gli agenti hanno subito notato l'odore acre di gas che aveva già saturato tutti gli ambienti. Solo grazie al tempestivo intervento si è potuto scongiurare il peggio e adottare ogni accorgimento necessario per evitare una possibile esplosione dell'immobile, con gravi ripercussioni per tanti altri abitanti nella zona. Durante il sopralluogo, gli agenti del commissariato e i vigili del fuoco hanno anche constatato che i rubinetti dei fornelli della cucina erano stati lasciati volutamente tutti aperti, sicuramente al fine di far esplodere proprio la casa familiare. Messo in sicurezza l'immobile, ai poliziotti non è rimasto altro che avviare la caccia all'uomo sospettato di aver progettato di far saltare in aria la casa, creando una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità. Uomo del quale sono state fornite solamente le iniziali SM, vittoriese di 65 anni, rintracciato qualche minuto dopo nelle immediate vicinanze. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. E un incendio si è sviluppato ieri intorno alle 19 in un magazzino comunale ad Acate. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore prima di porre l'intera zona in sicurezza. All'interno del magazzino comunale sono stati distrutti dalle fiamme tre mezzi, due della ditta Mecogest che si occupa della nettezza urbana e uno del comune. Ignote le cause dell'incendio e sul caso indagano i carabinieri. Ancora cronaca, un 24enne di Comiso arrestato dai carabinieri perché sorpreso con 90 grammi di marijuana e tutto il materiale per il confezionamento della droga. È il risultato dell'ultima operazione antidroga che i militari hanno portato a termine ieri mattina grazie anche al fiuto infallibile di Ivan, il cane dell'unità cinofila di Nicolosi in azione nell'abitazione del giovane pusher. È bastato qualche minuto ad Ivan per trovare tutta la droga che il 24enne nascondeva nel proprio appartamento. Il ragazzo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.
E ora a Ragusa, dove giungono, anche se frammentarie, novità in merito alla donna ucraina trovata morta domenica mattina in un appartamento in via Carmine. Tanti gli elementi che fanno pensare sempre di più che la donna non sia morta per cause naturali. Intanto nel registro degli indagati l'uomo che chiamò i soccorsi. Troppi elementi inducono gli inquirenti a pensare che Marisa Lysenko, ucraina di 57 anni, non sia morta per cause naturali. Questo potrà essere confermato o smentito solo dall'autopsia che il PM Marco Rota ha già disposto, affidando l'incarico proprio oggi al medico legale Giuseppe Iuvara, lo stesso professionista che recentemente si occupò anche della morte di Peppe Lucifora Modica. Autopsia all'interno dell'obitorio dell'ospedale Maria Paternò Arezzo, alla quale non è stato ancora stabilito se parteciperà anche il consulente di parte dell'indagato, l'unico attualmente indagato, ovvero l'uomo di 51 anni che domenica mattina chiamò i soccorsi segnalando la morte della donna. Si tenterà quindi innanzitutto di decifrare le cause della morte, l'orario e la posizione del corpo trovato sul letto dell'abitazione di via Carmine 22 a Ragusa. A non convincere infatti, oltre la morte naturale, anche l'orario del decesso, che sarebbe avvenuto molto prima della chiamata dei soccorsi, gli stessi che avrebbero notato il corpo della donna riverso sul letto in posizione poco naturale. Questi preziosi dettagli bastano agli inquirenti per aprire un fascicolo e avviare indagini su un caso dai contorni ancora poco chiari. Proprio ieri pomeriggio l'abitazione è stata esaminata da cima in fondo dagli uomini della polizia scientifica, che hanno recuperato diversi oggetti che potrebbero confermare le reali cause del decesso, una morte su cui comunque vige ancora il massimo riserbo da parte della squadra mobile, che però ha già, tramite gli uffici della questura, fatto recapitare l'avviso di garanzia al ragusano unico indagato, un atto dovuto per dare la possibilità all'uomo di nominare un legale di fiducia. Il 51enne, già ascoltato dagli inquirenti, sembrerebbe, nonostante gli scarsi dettagli che trapelano, avesse conosciuto la donna il sabato sera prima, per poi recarsi insieme a fine serata nell'appartamento di lui solamente la mattina, la chiamata ai soccorsi. La stessa abitazione dell'uomo al momento rimane sotto sequestro e la salma della donna in obitorio in attesa del completamento dell'autopsia. Solamente dopo sarà riconsegnata ai familiari, ovvero il marito residente a Ragusa e i genitori invece della provincia di Catania. Ed è morta ieri a soli 19 anni Giusy Nicosia di Scicli, l'ennesima vittima della strada. Giusy, da mesi ricoverata in vari ospedali di tutta la regione, non è riuscita a superare le complicanze cui è stata affetta dopo l'incidente stradale dello scorso 4 settembre, quando durante un violento nubifragio si schiantò con la propria auto nei pressi della rotatoria di Contrada Fontana Nuova vicino Playa Grande. La giovane ragazza era stata trasferita in soccorso al Trauma Center di Catania, da dove poi è iniziato il peregrinare in altri ospedali della Sicilia. Ieri il decesso e oggi alle 15 i funerali nella Chiesa Madre di Scicli. E la Procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati la dottoressa del pronto soccorso di Modica, che aveva seguito l'82enne modicano trovato senza vita dal figlio nella sua abitazione domenica mattina, alcune ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale maggiore, dove aveva atteso ben 11 ore per essere visitato. Le accuse sono di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Il PM di Ragusa, Marco Rota, ha inoltre disposto l'autopsia sulla salma, accogliendo la richiesta dei familiari della vittima. Giudizio abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica per Saro Greco, l'uomo che travolse e uccise lo scorso 11 luglio i due cuginetti Simone e Alessio D'Antonio a Vittoria con il suo SUV. E quanto ammesso dal GUP di Ragusa, che ha anche rinviato l'udienza a martedì prossimo per affidare l'incarico per la perizia ad un consulente tecnico d'ufficio. Con l'ammissione del giudizio abbreviato Saro Greco
rinuncerà al proprio diritto di formazione della prova in contraddittorio, ma in compenso, in caso di condanna, avrà la pena ridotta di un terzo. E chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca e parliamo di infrastrutture e dell'importante vertice che si è tenuto ieri a Palermo alla presenza del vice ministro Cancelleri e dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Si è parlato di Ragusa-Catania, ma anche di aeroporto di Comiso e di autostrada Siracusa-Gela. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Dalla Ragusa a Catania all'aeroporto di Comiso, passando per l'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela, le prospettive delle infrastrutture al servizio del territorio ibleo e più in generale del sud-est al centro di una discussione di confronto durante la seduta della quarta commissione all'ARS Territorio e Ambiente, che ha visto la partecipazione del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri e dell'assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone. A dirlo il deputato Orazio Ragusa, che ha partecipato ieri all'audizione palermitana. Intanto, sottolinea il deputato regionale della Lega, per quanto riguarda la Ragusa-Catania, il sottosegretario Cancelleri ha chiarito che sarà finanziata interamente dalla parte pubblica. In particolare, una minima anticipazione delle somme necessarie arriverà dalla Regione, mentre il resto lo metterà lo Stato. A fine mese il Ministero ospiterà una riunione operativa che servirà a definire la scaletta delle varie tappe. Perché l'iter possa essere reso più agevole, è intenzione del Ministero nominare un commissario straordinario individuato nella figura del governatore regionale, il presidente Nello Musumeci. Per quanto concerne l'aeroporto di Comiso, alla riunione della commissione che ha visto l'audizione dei vertici della SOACO, la società di gestione dello scalo, è stato preso atto che la ricapitalizzazione delle quote societarie detenute da SAC e Comune di Comiso è il primo passo propedeutico. Subito dopo, sottolinea Ragusa, si andrà a dare vita a nuove rotte, alcune delle quali sfruttando la continuità territoriale e quindi le somme messe a disposizione in parte grazie all'emendamento a suo tempo presentato dal deputato nazionale Nino Minardo in Parlamento per l'ammontare di 20 milioni di euro, mentre altri 15 arriveranno dalla Regione. Quindi, dalle prossime settimane, verosimilmente nel mese di agosto, si potrà volare da Comiso a Roma con 38 euro più tasse e da Comiso a Milano con 50 euro più tasse, in entrambi i casi con tratte giornaliere. Ad aprile prenderà il via la nuova rotta Comiso-Torino, mentre in estate dovrebbe tornare la Comiso-Pisa e c'è attesa pure per il ritorno del Comiso-Londra. Sul fronte invece della Siracusa-Ragusa-Gela i lavori stanno procedendo regolarmente. Entro l'anno dovrebbe registrarsi l'apertura del primo tratto funzionale, il che significherebbe per la provincia di Ragusa la possibilità di poter contare finalmente sui primi chilometri di autostrada, un successo per tutto il territorio ibleo. Una piscina comunale da mesi chiusa e senza che nessuno conosca i motivi di tale disservizio, che tanti problemi sta arrecando ai privati cittadini e alle società sportive. Torniamo dunque a parlare della struttura di via Sacro Cuore a Modica, dove il consigliere comunale di Forza Italia, Mommo Carpentieri, ha recentemente presentato apposita interrogazione all'amministrazione comunale. Sentite. Far luce sulla triste vicenda che sta interessando la piscina comunale di Modica è il senso dell'interrogazione redatta dal consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, Mommo Carpentieri, e inoltrata in queste ore al sindaco di Modica, Ignazio Abbate, all'assessore allo sport, Maria Monisteri, e al presidente del consiglio comunale, Carmela Mignoto. Obiettivo dell'interrogazione è comprendere le ragioni per le quali l'impianto pubblico della piscina comunale del Sacro Cuore continua a rimanere senza una ragione plausibile, ancora chiuso e quindi negato alla fruizione del pubblico. La triste e paradossale storia di questo impianto è
presto detta. A giugno si annunciava la sua apertura per il mese di settembre, poi un rinvio al mese di ottobre e ad oggi nulla trapela da parte dell'amministrazione comunale. Nulla è dato sapere su quali, semmai ce ne fossero, iniziative si stanno adottando in riferimento alla riapertura della struttura. Un caso su cui è calata una cortina di fumo inspiegabile e che sta sempre più causando numerosi disagi ai fruitori, costretti a spostarsi in altri comuni e personale dipendente senza un reddito da mesi. Sembra strano, afferma Mommo Carpentieri, che la chiusura della piscina comunale è considerato un evento unico e straordinario, valutato che mai dall'apertura allo scorso mese di settembre la struttura sia risultata inattiva e oggi rischia un ulteriore deterioramento naturale causato dallo stato di totale abbandono. Alla luce di questo, conclude Carpentieri, si chiede di sapere quali sono le ragioni che stanno alla base dell'inattività della piscina comunale e quali iniziative l'amministrazione intende assumere per riaprire i cancelli della struttura pubblica e di fondamentale importanza per tutto lo sport moricano. E andiamo avanti, un corso di cucina con chef locali rinomati rivolto ai migranti. Questo è il tema del corso Cooking Around the World organizzato dal circolo Legambiente Chiafura di Scicli nell'ambito del progetto europeo Involve. È presentato ieri pomeriggio al centro polifunzionale di via Colaianni a Ragusa. Ma vediamo meglio di che cosa si tratta nel prossimo servizio. L'arte degli chef della provincia di Ragusa al servizio dell'inclusione sociale per creare nuove ricette e offrire un'opportunità di formazione e integrazione ai migranti. È la mission del corso Cooking Around the World presentato ieri pomeriggio al centro polifunzionale di Ragusa. Il corso, realizzato nell'ambito del progetto europeo Involve, è organizzato dal circolo Legambiente Chiafura di Scicli. Percorso di volontariato e questo insieme ad altri percorsi di volontariato che riguardano un corso di yoga per bambini e anche un percorso per creare una segnaletica in percorsi naturalistici rappresentano i progetti che il nostro circolo di Scicli sta realizzando nel progetto Involve, che ha la durata di 30 mesi e che si svolge anche con il partenariato di altre associazioni di Francia, della Francia e della Germania. Presenti alla presentazione del corso di cucina, gli chef che guideranno i giovani di diverse nazionalità ospiti in alcuni centri di accoglienza della provincia di Ragusa, gestiti dalla Casa delle Culture Mediterranean Hope, dalle cooperative Filotea e Proxima, dall'associazione La Sorgente e dalla Caritas. Un progetto che punterà all'inclusione sociale dei ragazzi immigrati con la cucina. La cucina secondo me è il mezzo di comunicazione più grande che ci sia, perché tutti cuciniamo, tutti mangiamo in tutto il mondo, quindi perché non creare dei corsi adatti a questi ragazzi dove noi impareremo qualcosa da loro e cercheremo di insegnare qualcosina a loro con la nostra cucina. L'idea è di raggruppare questi ragazzi in 5 incontri che verranno svolti uno al mese in 5 ristoranti. Loro ci comunicheranno una loro ricetta e noi la trasformeremo in chiave gourmet, per lo scopo finale di fare un miscuglio, diciamo, di tradizioni e culture, e poi a fine del progetto, verso maggio-giugno, cercheremo di realizzare un festival che poi vedrà questi ragazzi proprio realizzare la ricetta che abbiamo preparato durante il percorso. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal vice sindaco di Scicli, Caterina Riccotti. È un bellissimo progetto perché lascia in linea con le altre attività di questo progetto europeo, che quindi ci vede cittadini del mondo e cittadini d'Europa, ben oltre i confini della nostra città, della nostra Scicli. È bello perché lascia qualcosa, quindi la possibilità che le eccellenze, gli chef del territorio con i nostri meravigliosi, altrettanto eccellenti prodotti del territorio trasferiscano la loro arte, la loro cura per le materie prime ai ragazzi, che quindi lasciano quindi qualcosa, insegnano qualcosa, sicuramente è un altro profilo molto bello. Si fa accoglienza ma si cresce insieme.
discutere e approfondire una problematica tanto vasta quanto attuale, ovvero quella del bullismo. È stato questo l'obiettivo del convegno Bullismi, rivolto a insegnanti e familiari, organizzato dal Dipartimento Salute Mentale ASP di Ragusa, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa. Guardate. Un convegno per analizzare un fenomeno, quello del bullismo, entrato con prepotenza tra le principali emergenze che riguardano gli adolescenti. I dati evidenziano come uno studente su due subisca violenze fisiche e psicologiche fin dalla scuola elementare. Il bullismo, come pure il cyberbullismo o il bullismo tecnologico, frutto dell'attuale cultura globale, sono fenomeni assai diffusi anche nella provincia di Ragusa. Alla luce di questi dati è stato costituito all'interno della neuropsichiatria infantile un ambulatorio interdisciplinare finalizzato a interventi con le vittime di bullismo e di cyberbullismo. Il convegno, denominato Bullismi, era rivolto agli alunni, ai genitori, ai docenti e si è caratterizzato per la forte azione di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo, per la messa in opera di interventi di prevenzione efficaci che prevengono l'insorgenza di veri e propri disturbi clinici. Tra i presenti anche Anna Ferraris Oliverio, psicologa, psicoterapeuta e professore ordinario di psicologia dello sviluppo all'Università della Sapienza di Roma. Gli adolescenti vivono dei disagi per vari motivi. Uno è legato a tutti i cambiamenti che si verificano nel loro fisico, nella loro psiche, crescendo. C'è un insieme di cambiamenti che naturalmente rende un po' critico a questa età, però molte cose dipendono anche dall'ambiente esterno, dal tipo di famiglie che si ritrovano, dal tipo di educazione che viene loro data e dalla possibilità che hanno o non hanno di fare delle attività alternative, cioè un ragazzo non è violento se può fare qualcos'altro che gli piace, per esempio se può suonare, se può fare teatro, se può fare dello sport, se può fare delle attività costruttive. Ecco, allora diminuisce moltissimo lo sfogo così aggressivo, diciamo, perché non necessariamente l'aggressività deve trasformarsi in violenza. Dentro di noi c'è, tutti noi abbiamo un po' di aggressività per lo spirito di sopravvivenza, però se incanalata nel modo giusto diventa qualcosa di costruttivo invece che di distruttivo. A relazionare è stato il direttore generale della Spesette di Ragusa, Angelo Aliquo, mentre a parlare di antibullismo, presentando le azioni di prevenzione e di contrasto che si svolgono nell'ambulatorio specifico, è stato Giuseppe Raffa, pedagogista dell'azienda sanitaria provinciale. Il bullismo scolastico si aggredisce con progetti strutturati, con progetti che possano comprendere non solo l'intervento singolo e nella classe, ma un progetto che coinvolga tutta la scuola e anche la comunità, perché è un fenomeno in espansione molto diverso rispetto a una volta, senza contare che ormai abbiamo anche il cyberbullismo, che è un'autentica emergenza. Basta vedere tutti gli haters che scrivono sui social network, qualcosa di incredibile. Questi non sono altro che ex bulli giovani, adesso sono diventati dei bulli adulti. C'è gente che parla di tutto senza conoscere quasi nulla, e credo che questo sia fondamentale, parlarne ai ragazzi e a chi educa i ragazzi, per avere in futuro una società migliore. Quando Bufalino parlava di eserciti di maestri elementari, io credo che avesse molta, molta ragione. Ancora una notizia: per questo sabato è prevista una giornata di mobilitazione internazionale per la pace, contro le guerre e le dittature, a fianco dei popoli in lotta per i propri diritti. E anche Scicli aderisce all'appello lanciato a livello nazionale dalla Rete per la Pace, per chiedere al governo atti concreti contro i recenti venti di guerra. L'invito delle numerose associazioni che prenderanno parte al sit-in in piazza Municipio dalle 18 è quello di esserci e portare cartelloni, bandiere, candele e brani da leggere o recitare sul pacifismo. Bene, questa era la nostra ultima notizia. Il TG termina qui. Grazie come sempre per averci seguito e arrivederci.